Si dice che gli amici, le persone che diventeranno importanti nella nostra vita, si scelgono nei primi 3 secondi del primo incontro. Fu così che conobbi Paolo. Quella sera anche lui, come me, trovò il suono di un ciao e un sorriso appena accennato, ma nato dal cuore. Era l'inizio di quella che sarebbe diventata la più bella delle amicizie. È una narrazione che trasuda intimità, quella che Carmelo Gallico regala negli ultimi frammenti del suo romanzo autobiografico Senza scampo. Quell'incontro carico d'affetto con Paolo muta gli orizzonti di un uomo nato nella parte sbagliata del mondo, in una famiglia di 'ndrangheta fra le più sanguinarie, che inevitabilmente lo conduce alla privazione della libertà. I giorni trascorrono scrutando il cielo dalle sbarre di una prigione, ma è con la semi-libertà che Carmelo si lascia alle spalle quei mesi più cupi della disperazione e comprende la grandezza del sentimento che lo lega a Paolo. Gli sguardi si incrociano dietro la vetrina di un bar, occhi negli occhi che per lungo tempo non avrebbero più smesso di fissarsi. Ogni giorno facevamo un passo che ci avvicinava sempre di più. Ogni giorno un giro di quel filo sottile che crea legami invisibili eppure indissolubili. Cominciavamo ad avere bisogno l'uno dell'altro. Questo mi aveva spiazzato. Arriva il compleanno di Carmelo. All'ora di pranzo Paolo si presenta con dei fiori. Il regalo più insolito che mi fosse mai capitato di ricevere, e non me lo sarei certo aspettato da un ragazzo, ma c'era comunque qualcosa di virile nel modo in cui il bouquet era confezionato, e l'idea mi divertì molto. Ma cosa si cela dietro il sentimento vissuto da Paolo e Carmelo? Sarà che quel macismo dipinto sui volti dei mafiosi non risponda sempre a verità? O forse esiste qualcosa di diverso, di più profondo, che germoglia dentro le carceri, tanto da far desiderare legami altrimenti neppure immaginati fuori da quelle mura? Ma lei è mai stata innamorata? Quando non si hanno certezze per la propria vita, io dico che si ha paura anche di innamorarsi, si cerca di evitare perché non si vuole coinvolgere magari altre persone in quella storia che non è una bella storia.